Salve a tutti e bentornati a Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Facciamo una challenge perché non voglio parlare dell'ultima run. Facciamo slow roll, che il nome non mi ispira, perché già il fatto che ci sia slow mi fa pensare che saremo lenti. Speriamo di no, però mi sa di sì. Adesso vediamo comunque. Abbiamo My Reflections, colpi perforanti e Polyphemus. Non siamo lenti. Perlomeno, non mi sembra che siamo lenti. Abbiamo. Ok, per quale motivo questa challenge potrebbe essere difficile? Non ho idea. Non lo so. A parte il fatto che abbiamo un radio di fuoco infinitesimale. Ma, cioè, basso probabilmente. Non lo so. Non so come mai sia così. Se basti il Polyphemus ad abbassarlo così. Allora, vediamo cosa ci sono qui. Pretty Fly e la prossima ce la portiamo. Cerchiamo la stanza del tesoro. Anzi, non è detto che ci sia, probabilmente non c'è. Però, visto che tanto boss rush non ne dobbiamo fare, possiamo prenderci il nostro tempo per esplorare un pochettino il piano. Dunque, spieghiamo un pochettino gli oggetti di questa challenge. My Reflection, come potete, cioè come avrete probabilmente intuito o visto in altre partite, è lo specchio e ci fa tornare i colpi indietro. Poi abbiamo i colpi perforanti che ci vengono dati da quella piuma che portiamo in testa, che non è lo stesso oggetto che abbiamo trovato nella run persa poco fa. Qui dentro non posso entrare, ed è meglio così perché avrei sprecato una chiave. In effetti però altre chiavi mi servirebbero. E poi abbiamo Polyphemus, che è un oggetto che ci dà un aumento di danno enorme, ma contemporaneamente comporta un radio di fuoco molto basso. Feromoni. Ok. Cioè, ci siamo. Trovare delle chiavi non sarebbe. 99 bombe. Vabbè, ma accontento. Trovare delle chiavi non sarebbe male, ma trovare 99 bombe può andar bene uguale. Quindi cerchiamo la stanza super segreta. Proviamo a fare le cose lentamente, che è come piace a me. Niente? Eccoci là. E ovviamente non era ciò che speravo di trovare. Polyphemus non è solo un aumento di danno eccelso, è anche qualcosa di che garantisce alle lacrime un effetto particolare. Vale a dire che qualora una lacrima dovesse uccidere un nemico, invece di rompersi, il danno che è avanzato, diciamo, come dire, allora la lacrima diventa più piccola dopo aver ucciso il nemico e può andare a colpire altri nemici. Ora, qui non lo possiamo vedere perché abbiamo le lacrime perforanti, quindi è ancora meglio così, però è una cosa buona perché appunto mi ha colpito una mosca che non ha un cazzo di vita, quindi col colpo. Cioè con un colpo potente avete ancora abbastanza forza in quel colpo che può benissimo uccidere un altro nemico. Chissà perché si chiama slow roll, cosa sta a significare non lo so, non mi importa, sono ancora incazzato per aver perso la boss rush, quindi me la sto prendendo con mostro, che in tre colpi cede e otteniamo un patto con Satana, sì. Metto Steven, lo prendo, il patto con Satana.
Missing Page 2 quello, mi sa. Mi sa di sì. Ho voglia di patti con l'angelo. Quindi non lo prendo. No, in realtà non lo prendo perché penso che sia Missing Page 2. Magari il Contract from Below. Non ho imparato bene a distinguerli, ma mi pare che il contract, in quanto contratto, sia firmato. E dunque che non possa essere quello. Vediamo cosa c'è qui invece. Ragni, però. Abbiamo guadagnato nulla. Non abbiamo guadagnato nulla. Non abbiamo soldi. Avrei dovuto guardare qui invece di usare il. Ah, ok, però non sarebbe stato influente, quindi va bene. Allora sarà qui la stanza segreta. No, non c'è. Allora, senza bombe. Cioè, sì, senza particolare chiave. Sì. Senza un gran numero di soldi e con una sola chiave non mi pare assolutamente il caso di visitare il negozio. Andiamo avanti. Ma non so dove finisce questa challenge, ma questa sarà una challenge veramente semplice. Mi sorprenderei se dovessi avere delle difficoltà, perché partiamo in maniera veramente buona. Ma sì. Tanto andare al negozio senza soldi non era un'idea migliore. È bellissimo, abbiamo praticamente un. Cioè sembra di usare un aeroplanino di carta. Praticamente con questa velocità che abbiamo, con questo ratio di fuoco, non possiamo avere più di una lacrima in contemporanea. Cioè, appena si rompe una, arriva l'altra. Forse è fatto apposta. Proprio studiato in questo senso. Madonna, proprio. I nemici li facciamo fuori in un attimo. C'ho Spades. Sì. Certo, non è l'utilizzo proprio migliore migliore, però è comunque qualcosa. Perfetto. Quindi, Book of Secrets e Book of Belial. Quale dei due? Direi assolutamente di usare il Book of Secrets una volta, due volte, anzi. E il Book of Belial ce lo portiamo. Quindi, visto che sappiamo dov'è la nostra stanza super segreta, ci andiamo subito. Sono contento di aver trovato la libreria invece del negozio, ma se non fosse stato così avrei visitato anche l'altro, pillole. L'HP, buona. Eldown, cattiva. Range up, buono. Infatti adesso che abbiamo un pochettino di range in più. I found pills. Adesso che abbiamo un pochettino di range in più, possiamo avere due lacrime contemporaneamente sullo schermo. Probabilmente il My Reflection lo danno anche per quello, così aumenta il range giusto. Il dovuto. Vediamo che c'è qui. Ma sì. Trovassimo un'altra chiave faremmo buon uso del negozio. Ora, uso il Book of Belial, ma non è che ci serva un aumento di danno, è che l'ho preso perché mi sembra oggettivamente meglio del Book of Secrets. Il Book of Secrets non è male se non hai un'alternativa. Ma se hai l'alternativa del Book of Belial anche. Ok. Anche in caso di danno estremo, io prenderei il Book of Belial anche solo per il patto con Satana garantito. Spero che valga anche per i patti con l'angelo. Non riesco a resistere a un aumento di danno nemmeno in questo caso, mi dispiace. Beh, comunque c'è da dire che nella run precedente abbiamo sbloccato la candela rossa. Magra consolazione, lo so, però. È una consolazione.
Non che ci voglia chissà che, io potrei semplicemente pigliare, invece di mettermi a registrare, mi faccio una serie di partite con lo scopo esplicito di donare soldi e sbloccare tutto quello che ne consegue. Avrei dovuto usare il Book of Belial, ma non mi avrebbe cambiato niente. Questo è buono. Non sembra tanto influente. Dead Dove, questo qua forse è la primissima volta che becco questo potenziamento. Dead Dove comunque è Spirit of the Night. S Spirit of the Night, però la controparte angelica. Non dovrebbe dare niente in più. Da colpi spettrali, che sono una cosa di cui sentivo veramente la necessità, se devo essere onesto. E volo. Curse of the Unknown, non possiamo vedere i nostri HP. Ne faremo a meno. Certo, gradirei un aumento di velocità di movimento delle larve. Cioè, l'abbiamo già avuto in realtà, in effetti non mi posso lamentare. Ok. Coda di gappi. Non abbiamo molte chiavi, però va bene. Cioè, nel senso, non stiamo nemmeno pagando per averla. Certo, un ratio di fuoco così basso bisogna anche stare un pochettino attenti perché ha i suoi contro. Beh, abbiamo ciusciottato il nemico. Il 2 di guai non ci serve, però probabilmente è meglio del down. Non è detto, perché l'heldown può anche servire, ma le probabilità che ci torni utile sono veramente basse. Praticamente penso che l'unico modo che abbiamo per farcelo tornare utile in questa partita sarebbe trovare la zampa di gappi, il che non è probabilissimo dal momento che stiamo andando a patti con l'angelo e non a patti col diavolo. Però comunque è possibile, tipo lì dentro poteva capitare. Oppure se dovessimo trovare un PhD, cosa comunque neanche quella è impossibile perché lo vendono nei negozi. Se dovessimo trovare un PhD, tutte le pillole negative già scoperte si trasformeranno in... cioè tutte le pillole negative già scoperte, o comunque quelle che sono considerate dal gioco negative, che non per forza corrisponde alla realtà, si trasformano in pillole positive. Guardate che cosa carina però. Cioè, io mi faccio seguire dalla lacrima. Sì. Quindi quell'heldown, nello specifico, diventerebbe un heltap. Abbiamo trovato un bel po' di chiavi, che è buono dal momento che abbiamo la coda di gappi. Mi sa che un colpo non può colpire più di un nemico. Sarebbe figo il contrario, ma mi sa di no. Vediamo. È anche abbastanza complicato farlo succedere. È anche abbastanza inutile. Avrei dovuto usare il Book of Belial. Non l'ho fatto perché mi è passato completamente di mente. Vabbè, che come potete vedere, non è che ci saremmo persi granché. Allora, me ne fossi scordato. Cioè, qualora non avessimo ottenuto il patto. Depths 1. Perché mi va? Ok, basta sparare come se stessi giocando normale. Ricordati che puoi sparare un colpo solo. Pensatelo bene. Fai in modo che non manchi. E tutto andrà a meraviglia. Bene. Purtroppo gli ho sparato in un momento in cui erano ancora invulnerabili. Ma si è risolta la situazione. Andiamo avanti. Sto andando molto spedito, lo so. Sto facendo pratica per la boss rush che non riesco a fare.
Ma imparerò prima o poi, cioè. Più che imparare ci vuole quella giusta combinazione di elementi che ti porta a essere abbastanza preparato da farla. Cioè, da arrivarci e contemporaneamente a sopravviverci. Però veramente nella partita di prima ci sono rimasto molto male perché ero sicuro che ce l'avremmo fatta. Proprio sicuro. Finirà che la raggiungiamo in questa, no? Ok. Sia un problema, però, insomma. Solo una. Ok, qui dentro non ci dovevo entrare. L'ho fatto lo stesso. Apriamo, niente. Per quanto mi riguarda, una bomba è niente. Quando ne hai 80. Però in effetti, visto che le abbiamo, si sa mai. Ecco, Ghost Baby. Nel top. Qualcosa però. Siamo Temperance. Un altro Helldown. Va bene così. Se troviamo un negozio, eccolo là. Apriti, muori. Qui che c'è? Empress. Beh, questo è abbastanza improbabile, però è successo. Quindi l'heldown diventa un heltap che compensa quell'heldown che abbiamo preso. Questo qua è un luck up omaggio. Comunque questa dimostrazione che io non parlo dal culo, praticamente quello che ho detto si è, ha avuto riscontro nella realtà, quindi se non mi credevate adesso mi crederete senz'altro. Ai. C'è altre pillole o no? Non lo so. Non ho voglia di andare dal boss senza la vita piena, faccio brutta figura poi. Allora facciamo questo. Terremo Little Gish da Gish. Tra parentesi, se non lo sapete, Gish è uno di quei boss che è modellato sulla base di personaggi di altri giochi. Nella fattispecie, Gish è il protagonista di Gish, che è forse il primo gioco di Macmillan. Zampa di Gappi. A cosa mi serviva la zampa di Gappi? A niente. Anche se può servirci la zampa di Gappi, cioè conviene usarla. Secondo me sì. Perlomeno così la usiamo un attimo, abbiamo un pochettino di vita in più, tanto tutta quella vita non ci serve, cioè la vita rossa. E qui siamo da mamma. Potrebbe anche essere la fine della challenge, non mi dispiacerebbe. Più che altro perché non trovo questa challenge particolarmente stimolante, in quanto eccessivamente facile. Ci sono anche buone possibilità di diventare gappi a sto punto. Interessante come si siano avverate entrambe le condizioni che avrebbero dato un'utilità a quell'heldown, vale a dire PhD e zampa di gappi. Quindi se non avessimo trovato il PhD nel negozio avrei potuto usare la zampa di gappi per scendere fino a un cuore rosso e poi. Dovete sapere che il ragionamento magari non vi è. Ok, assolutamente colpa mia, mi sono. Ho sottovalutato quella stanza. Dicevo, dal momento che le pillole non ti possono uccidere, se voi siete a un HP massimo, un heal down diventa un heal tap. E da quel momento in poi.
torna a essere un Eldaun perché non siete più un HP massimo, però in quel caso lo diventa. E se siete a un cuore di vita, il bad trip diventa un full health. Questo mi sembra che ve l'ho già detto, forse l'ho anche dimostrato in qualche video. Però giusto per completezza lo rispiego. Ok, adesso è il momento di farmi avere tutte le chest d'oro che puoi. Questo mi sto riferendo ovviamente al gioco. E alla coda di Gappi nello specifico, perché è lei che si occupa di questo genere di cose. Ma ok, niente. E qui c'è mamma, che non avrà vita lunga. Non uso nemmeno di Empress perché veramente mi pare uno spreco nell'eventualità che la challenge non finisca qua. Non ho nessuna ragione di credere che debba finire qui, anzi secondo me sarebbe appropriato farla finire da Isaac, però ultimamente queste challenge si stanno rivelando molto più facili di quanto dovrebbero. Che per carità, le challenge non devono essere difficili, devono essere particolari. Perlomeno il concetto di challenge su Isaac è questo. E invece è finita. Ci prendiamo l'acqua santa. Ci prendiamo la Polaroid. E questa è la boss rush. Potrei anche farla, ma sarebbe uno spreco di tempo. Preferisco farla in un momento in cui abbia senso. Abbiamo sbloccato lo Swallowed Penny. Ah, questo è da sbloccare, non lo sapevo. Lo Swallowed Penny è un oggetto nuovo, un penny nuovo rispetto al ai penny che già esistevano nel vecchio Binding of Isaac, e quello che fa è farci droppare monete quando veniamo colpiti, esattamente come il salvadenino, sì, il salvadenino porce denaio, il porcellino salvadanaio. Comunque, grazie a tutti per avermi seguito, se il video è stato di vostro gradimento lasciate un like al solito, Dunter chiude e ci vediamo alla prossima in cui riproviamo a fare sta maledetta boss rush, forse, forse no, ciao a tutti!